Diciamo il parametro che ci dà più informazioni, tramite cui si definisce se l'acqua è minerale, oligominerale o minimamente mineralizzato, ricca di sali minerali, è il residuo fisso. Ed è quella macchiolina bianca che si vede nei rubinetti delle case. Quello non è indice di durezza, ma è indice di residuo fisso, perché il residuo fisso si determina in laboratorio facendo evaporare una certa quantità di acqua. Quello che rimane, che sono tutti i sali minerali che precipitano perché non c'è più l'acqua, quello si chiama residuo fisso. Il costo di questi controlli va da 150 a 400 euro a campione, a seconda del numero di parametri che si vogliono determinare. Giusto per fare un paragone con le acque delle bottiglie di plastica, vediamo che questa acqua minerale, l'ultima analisi è stata fatta il 10 marzo del 2009, è poverissima di sali minerali. E quello che la maggior parte delle persone non sa è che un'acqua con una durezza così bassa può portare all'osteoporosi, soprattutto per le donne. Purtroppo questo mito della durezza che fa venire calcoli renali, cosa che non è vera, perché non è l'acqua che fa venire calcoli renali, ma è una patologia che ha l'uomo. Molti preferiscono non comprare l'acqua e berla dal rubinetto, ma solo se hanno caraffe munite di filtri o filtri montati nel sistema dei loro rubinetti. Cosa comporta? Purtroppo anche lì bisogna stare molto attenti, perché c'è una speculazione di quelle esagerate. Di quelli che sono sotto il lavello, ne esistono di tre tipologie. Una che è quella più semplice, che utilizza carboni attivi. Il carbone attivo serve semplicemente a trattenere il cloro e quindi a trattenere il saporaccio che può avere l'acqua, ma che noi percepiamo come saporaccio semplicemente perché siamo abituati a delle acque che sono in bottiglia. Poi c'è un altro che serve per diminuire la durezza dell'acqua, che sono detti a scambio ionico. Questi filtri possono creare dei problemi perché non fanno altro che togliere il calcio e il magnesio presenti nell'acqua e mettere sodio. Può succedere che l'acqua diventa non potabile, ed è capitato, e può succedere anche che il sodio arrivi a 400 mg litro. Però chi soffre di cuore o di ipertensione, bere un'acqua del rubinetto senza durezza ma con 400 di sodio può portare a dei peggioramenti della salute. L'ultima è quella osmosi inversa, la peggiore, perché da 100 di acqua che entra il 70% viene scartato e il 30% invece viene purificato, togliendo tutti i sali minerali presenti nell'acqua. Quindi noi paghiamo ovviamente 100 da contatore, però il 70% viene scartato e il 30% per di più è acqua distillata, che anche quella non è migliore rispetto all'acqua che ci potremmo bere tranquillamente senza avere dei costi aggiuntivi dal rubinetto.